Ettore Rosato, Italia Viva. Rosato, eravate soli soli, sembrava che eravate super isolati, invece mi pare che adesso il governo Draghi sia affollatissimo e tutti stanno lì insieme a voi, che da fin dal primo istante, devo essere sincera, avete detto con Draghi senza se e senza ma. La stupita la svolta della Lega, o come dice qualcuno, i due Matteo si sentono, si mettono d'accordo, si intendono? No, non so se si sentono o si intendono, ma penso che Matteo Salvini sta facendo politica. C'è stato un appello del Presidente della Repubblica rivolto a tutti i partiti per chiedere di dare una mano in questa fase difficile del Paese, e Matteo Salvini sta rispondendo di sì, con intelligenza politica che bisogna riconoscergli. Mi sembra che poi ci sia un Paese che vede in Draghi una possibilità di ripartire, di ricominciare dopo una fase lunga di stagnazione. Si vede la possibilità e anche gli strumenti, quelli delle risorse europee, per rilanciare l'economia del nostro paese, che è la più colpita in Europa. Quindi io non vedo niente di strano, anzi penso che sia necessario che vengano rimossi paletti e veti che qualche partito sta mettendo in maniera quasi provocatoria, e si faccia fare a Draghi un lavoro serio in questo paese. Senta, io lo so che lei mi risponderà che voi avete a cuore il bene del paese, avete sempre detto, e siete sempre stati invece, vilipesi, ma un partito piccolo come il vostro, in un governo Draghi, compatto, forte, con tutti dentro, non c'è il rischio davvero che, a parte la soddisfazione di averci visto giusto, questa gliela do tutta, guardi, glielo dico, però insomma poi conterete pochissimo adesso in questa compagine di governo? È assolutamente corretto, ma le dico la verità, non è un problema. Non ho un problema di contare di meno se il paese va nella direzione giusta. Noi potevamo continuare a essere determinanti nel Conte 2, nel Conte 3, potevamo avere più posti di governo, ma sapevamo che quella non era la strada giusta per il paese. Io voglio guardare con fiducia al futuro. Questa, come veniva ricordato nei vostri interventi prima, lo diceva Minzolini, è come il dopoguerra. Se noi sbagliamo adesso, sbagliamo per le prossime generazioni. Noi questa responsabilità di sbagliare, consapevoli che si stava andando in una strada sbagliata, non volevamo assumercela. Abbiamo scelto la strada più faticosa, quella che ci ha provocato un mese di insulti, ma quella che porterà il nostro paese a fare una svolta vera. Senta, Rosato, e non cambierà solo, diciamo, con il rapporto con le risposte, ma cambierà mi lasci solo finire questo, sì. Cambierà anche la politica in questo paese, perché le posizioni che sta assumendo la Lega dichiarandosi europeista sono posizioni di grandissima importanza. Le posizioni che una parte del Movimento 5 Stelle stanno assumendo, anche in rottura con un altro pezzo del Movimento 5 Stelle, aiuteranno questo paese a una maturazione politica. Stiamo rendendo i sovranisti, diciamo i populisti, marginali nello schieramento politico, una cosa su cui io credo dovremmo aprire tutti una grande riflessione. Mi risponda però con un sì.